Invece quello che fai nella tua canzone del festival, che non sono poi così lontane. Esattamente. Allora, diciamo che la scelta in qualche modo è come se fosse se si fosse verificata inconsciamente, nel senso che il testo di Vivere è molto coerente, se vogliamo, con anche tematiche che io sento molto e di cui ho cercato un po' di scrivere. Sicuramente questa canzone ne copre un aspetto scuro che io non sono in grado di, cioè non, purtroppo non ho quella profondità da cui sono estremamente affascinata, anche se vogliamo esistenzialista del nostro tempo, e quindi ho cercato di lavorarci sopra il meno possibile, se non cercando di leggere nel modo più profondo possibile, sensibile, quelle parole e quella melodia che sono di una semplicità inaudita ma di una difficoltà contemporaneamente immensa. Per riuscire a realizzare bene questo processo porto con me tre dei miei musicisti di sempre, con cui suono dall'inizio e che quindi conoscono bene il linguaggio musicale su cui io mi appoggio meglio, in modo che possa essere estremamente personale. E oltre a loro c'è anche Pacifico, che insomma a cui io voglio un bene pazzesco, e quindi non c'è niente di meglio che portarsi gli amici quando bisogna affrontare delle sfide importanti. La seconda domanda era se hai messo in conto una vittoria. Questa dovrebbe essere veramente la consacrazione di Malika, per una volta non più nicchia soltanto, amata dai pochi, ma insomma che finalmente esplode. Se l'hai messa in conto e come ti ci avvicini? Allora, quello che volevo raccontare in questo brano era il presente di due amanti che non hanno né la possibilità, ma probabilmente nemmeno la voglia di pensare a una relazione che possa avere una continuità indeterminata, cioè una durata indeterminata, e che quindi sono perfettamente consapevoli di avere solo il presente, l'adesso e qui appunto, che però è un presente nostalgico, perché mentre lo si vive si ha già la sensazione del fatto che vada esaurendosi, no? Questo tempo speciale che si ha a disposizione. Detto ciò, io ci tengo sempre a ribadire che gli amanti, secondo me, vengono sempre un po' trattati come dei disadattati, sofferenti, un po' rompini, che piangono al telefono. Invece in questo caso stanno benissimo in questa condizione. Non c'è altro che una constatazione, senza nessun tipo di giudizio morale, di questa situazione. Ecco. Quanto alla vittoria, diciamo che ho fatto per la prima volta, faccio una conferenza qui perché almeno provo il brivido di sedermi su questo palchetto, che è molto bello peraltro, devo dire. Insomma, sapete meglio di me che la vittoria al Festival di Sanremo non è determinante per quello che succede poi nella carriera di un cosiddetto artista. Io spero che apprezzerete molto il mio ultimo lavoro, Naif, perché è stato un parto impegnativo ma bellissimo, quindi spero che riesca a piacere a voi quanto è piaciuto a me realizzarlo e che vada il più lontano possibile. Grazie. In questo disco c'è un'artista cresciuta, un'artista che ha sempre di più il desiderio di migliorare, di scoprire e quindi di fare sue proprie esperienze. Tanto non va nascosto che Malika ha una grande cultura musicale ed è veramente insaziabile in questo, io lo vedo, perché proprio va a pescare anche cose appunto del passato per cercare di trarre da questo, cioè nella tradizione, anche in mettere innovazione. Non c'è innovazione se non c'è la tradizione, no? E Malika poi diciamo così, ha di suo in eredità degli studi che sono seri, che provengono, insomma, lei faceva parte del coro, il coro bianco della Scala, e quindi ha avuto una formazione seria, diciamo, un bel rapporto con la musica. E poi, ripeto, lei ha questa curiosità insaziabile che è molto importante. È stata sua l'idea, per esempio, di proporci i Jazzanova, no? Perché lei ha scoperto, gli piaceva molto come lavoravano, e ci ha detto: ma mi piacerebbe fare il disco così. E noi abbiamo detto: no, sì! E praticamente, tra l'altro li ho conosciuti, insomma,
questo disco ha delle, diciamo così, dei sapori che sono non prevalentemente italiani, perché è italianissimo, perché comunque c'è un linguaggio italiano che Malika in modo molto massiccio questa volta ha espresso con i suoi testi, con l'aiuto di Pacifico, ma lei c'è molto in questo disco. E poi però ci sono delle sonorità che arrivano da altrove. Questo devo dire, per quanto ci riguarda, invece parlo dal punto di vista discografico, il nostro mercato è sempre più piccolo, noi abbiamo bisogno di affacciarci sempre di più in un mercato più ampio, e io credo che questo disco abbia questa sonorità, questa, e in più questa interprete che va detto, e Malika non è solo una cantante, ma è soprattutto un grande interprete, e questo fa la differenza secondo me, e questo disco si sente. Grazie. È stato proprio l'atteggiamento con cui ci siamo tutti posti nel di realizzare il lavoro, a partire dall'art director che ha curato il booklet. Lui si è fatto 37 km a piedi in giro per Berlino in una giornata pessima, ovviamente l'unica giornata in cui ha nevicato in tutto l'inverno era quella in cui il povero Francesco Guerrera si trovava in giro a scattare foto a negozi chiusi, muri, porte, perché era interessante mettere, cioè insomma mi è venuta questa idea di farlo, quindi a partire da questo, arrivando allo sguardo sul mondo che mi sembra di dare ultimamente un pochino appunto più leggero, ma non idiota, perché insomma non c'è niente di più faticoso di cercare di vedere le cose in una, secondo una buona luce, e soprattutto anche la voglia di ballare che abbiamo cercato di trasmettere con il Jazzanova appunto.